serie bwin, tutti i colori della passione. Giornata numero 37, campionato bwin è sotto gli occhi di Riccardo Garrone e il suo presidente. La Samp cerca una nuova vittoria, punti fondamentali per entrare finalmente tra le prime sei del campionato, raggiungere, anzi superare il Varese e lottare per tornare nuovamente nella massima serie. Di fronte al Bari di Vincenzo Torrente, una squadra penalizzata, coinvolta nel calcio scommesse, una squadra che a Genova vuole fare la sua partita, non fare sconti a nessuno. Samp senza Romero e Munari, con Pozzi in panca, al suo posto ancora Pellè. Bari col 4-3-3 con Stoia, Defendi e Forestieri. Fischia il signor Ciampi di Roma. Prima azione della Samp, incontro più dal nono minuto, lancio di Eder per Foggia, uno contro uno, prova a rientrare col sinistro, la sua conclusione viene ribattuta, ancora Eder che ha seguito l'azione, ma c'è la manna che fa suo il pallone, grande occasione per la Samp. Eder ha provato a piazzare il pallone, bravo qui la manna. Poi il Bari al 18esimo, ancora con Defendi, Stoian di testa, non trova però la porta. Qui altra grande occasione, la prima per il Bari di Torrente, Stoian però si coordina male. Poi ancora il Bari con Garofalo, pallone lungo sul secondo palo per Defendi, tutto solo, il destro però da dimenticare. Al minuto 29, poi azione in contropiede ancora di Eder, uno contro uno, qui c'è però la spinta evidente di Borghese, calcio di rigore, cartellino giallo, la Samp voleva il rosso, evidente la spinta dagli 11 metri, Pasquale Foggia, Eugenio Lamanna però respinge, gelido Iachini, ma che parata Lamanna, il sinistro, buon sinistro di Foggia, si supera però Eugenio Lamanna che devia il pallone. Doppio cambio al minuto 33, fuori Borghese, dentro Crescenzi, fuori Pellè per Bertani, ma è ancora il Bari con Boiassino, andare vicino al gol, siamo al minuto 42, pallone di fuori di pochissimo alla destra di Da Costa, ancora il Bari, poi nel recupero ci prova ancora con Defendi, il pallone viene deviato ed esce di pochissimo. Bari che chiude in avanti, Bari pericoloso che non ci sta, come detto, a fare lo spettatore. Inizia il secondo tempo, subito pallone buono per Renan, pallone di Eder, la conclusione di Renan col sinistro, la mano respinge, Eder è lì, la mette dentro, rete numero 2 di Eder che esulta, porta in vantaggio la Samp, gol importantissimo del brasiliano, gol che porta avanti la Samp, a inseguire ancora il Varese, a inseguire il Padova. Poi attenzione ancora alla conclusione di Foggia, che potrebbe al decimo minuto raddoppiare, il suo destro però è alto. Al minuto 19 ci prova ancora il Bari con Castiglio, il suo sinistro facilissimo per Da Costa bloccare. Cioè al ventesimo il cambio, poi fuori Foggia, dentro Qualantonio, ancora maggior spinta, maggior qualità per la Samp. Al minuto 21 Soriano però ci prova lui col sinistro, si coordina, si aggiusta il pallone, il tiro è fuori di pochissimo. Qui grande occasione per Soriano. Al minuto 37 ci prova anche Qualantonio, il suo destro però è da dimenticare. E nel finale di tempo, al minuto 42, mentre Iachini si arrabbia ancora, errore di Bellomo, ne approfitta Eder, supera anche Cepelletti, il destro violento, potente e preciso, è il 2-0, esplode la panchina della Samp, esplode Der al suo terzo gol dopo quello di Brescia, la doppietta personale contro il Bari, gol importantissimi, poi Der esce tra gli applausi di Luigi Ferraris, il 5 anche di Iachini. Samp trascinata da Der, Samp che sale a 58 punti, a meno 1 dal Varese, a meno 2 dal Padova, ora il sogno playoff è possibile per il Bari, un sabato no, un'altra sconfitta.